Ma è un gesto molto semplice, ma credo doveroso per ricordare uno dei figli più grandi della nostra terra e del Mezzogiorno, oltre che un grande artista, un grande testimone della umanità di Napoli e del Sud. E dunque, in occasione del centenario della morte, ci pareva un atto doveroso di omaggio e di rispetto venire a dare dignità alla tomba di Enrico Caruso. Sono qui anche per esprimere a un rappresentante della famiglia Caruso ancora una volta non solo i sentimenti del nostro affetto, della memoria per Enrico Caruso, ma anche, come dire, l'impegno a coltivarne la memoria. Sapete che abbiamo definito un programma per il centenario della morte che sta andando avanti, con l'impegno di grandi artisti. Ieri sera abbiamo ricordato Enrico Caruso a Ravello, è stata una serata di grande commozione, di grande emozione. Siamo contenti di aver compiuto un gesto che, sinceramente, semplicemente doveroso per uno dei figli più grandi di Napoli. Grazie Presidente. Presidente, ieri il Presidente Draghi nella prima ministeriale del G20 della storia a Roma ha detto che l'Italia per ripartire deve puntare sulla cultura. La campagna come si sta organizzando? Beh, come sapete abbiamo in questo momento il programma più vasto d'Italia. Neanche il governo nazionale ha un programma così vasto di iniziative culturali proposto al paese, proposto all'Europa, al mondo. Faremmo fatica a elencare tutto quello che abbiamo messo in campo come Regione Campania, dalla lirica al teatro, alla musica, allo spettacolo in genere. Mentre vi sto parlando, si stanno svolgendo eventi di livello internazionale, dall'estate d'Area a Caserta, agli eventi che facciamo nell'area archeologica di Pompei di notte, al Festival di Ravello, al recupero del Teatro Trianon, al recupero e alla valorizzazione delle nostre grandi orchestre sinfoniche, dal Teatro San Carlo con la lirica Piazza del Plebiscito al Teatro Verdi. Abbiamo in pieno svolgimento, si è concluso da poco, il Campania Teatro Festival con iniziative in tutte le province della regione. Abbiamo le nostre società di promozione culturale, dal cinema al mondo dell'audiovisivo, al distretto digitale che abbiamo realizzato in Campania, unica regione d'Italia, a tutto quello che si sta muovendo. Possiamo dire una battuta che tutto quello che oggi si muove in Campania in termini di iniziativa culturale è figlio della regione e dei suoi investimenti. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo messo in piedi. La cosa straordinaria di Caruso è che ovviamente quando senti la voce rivivi la storia, rivivi l'emigrante, il figlio della povera gente, la fatica della vita e Che è successo? anche il dramma personale, una vita che termina così per una malattia. Ancora giovane era Enrico Caruso e poi questa voce che dà i brividi, veramente un miracolo. È un miracolo. Siamo felici di aver messo in piedi questo piccolo gesto di affetto e di memoria per Enrico Caruso. La ringrazio, Presidente.